Guardate un po', il cielo com'è grigio, sta per venire una tempesta, ci sono venti uraganati, oggi hanno fatto un massimo di 33 gradi, perché stiamo in estate, ma adesso ci sarà una minima di 11 e forse ci sarà grandine. Stiamo in pieno estate? E forse oggi ci sarà questa sera una tormenta d'inverno. Eppure oggi si moriva dal caldo, c'è stata un'afa senza vento, 33 gradi, una sensazione termica di 40. E adesso guarda che cosa sta per arrivare. Gli uccelli scappano, non vogliono più mangiare il miglio. E adesso vi introduco al tema del giorno. In pochi secondi mi sentirete parlare del tema del giorno, sempre che fulmini e lampi lo permettano, perché sta per piovere, una tormenta bestiale. Allora, al tema del giorno! Care amiche ed amici, sta per venire un nubifragio. Ed è estate, colpa del cambio climatico. Comunque, bando alle ciance, poi qualcuno mi spiegherà che cosa sono queste ciance. Ecco il tema del giorno. Pensando ai presidenziabili, che ogni giorno se ne sente nella tele, mi è venuto in mente Ezio Greggio di Drive-In. Forse molti di voi erano giovani, piccoli, negli anni 80, o non erano nati. Io ero giovane ed era la tele che guardavo, il Drive-In, nel canale 5. E lui o non è lui? E lui o non è lui? Ma certo che lui, diceva Ezio Greggio, e presentava qualcuno. Mi sembra che ha continuato con le stesse battute in Striscia la Notizia, e hanno continuato quelli che lo hanno succeduto. Quindi forse vi sarete resi conto di queste aneddote qua, no, del Drive-In, vi siete aggiornati anche voi. E lui o non è lui? E lui o non è lui? Ma certo che lui. Allora, pensando ai papabili, no, del chi sarà il presidente, e lui o non è lui? E lui o non è lui? Ma certo che lui. Chi? Ma chi se ne frega? Tanto non ne conosco manco uno, e forse non li conoscete né voi né quelli che li devono scegliere, perché non sanno chi metterci. È lui o non è lui il futuro presidente? Ma certo che è lui. Chi? Va bene chiunque, tanto se è lui o non è lui o è l'altro e nessuno li conosce, può essere uno a caso, è sempre lui, anche se è un altro, è lui. Chi doveva essere presidente? È lui. Ma chi lui? Lui, lui, lui l'altro, lui quest'altro, lui l'altro ancora. E quindi mi sembra che tutte queste discussioni sul presidente non abbiano senso, perché ti vogliono imporre una scelta che comunque faranno in altri. Se non si può votare il presidente della Repubblica direttamente, voto popolare, che senso ha parlare se mettono questo o mettono quell'altro? Tanto i partiti, per mettersi d'accordo sul presidente, non devono render conto alla gente, perché sarà più un rappresentante dei partiti politici nella Repubblica che non un rappresentante della gente, il presidente della Repubblica. Tanto anche i ministri, i senatori, il primo ministro, i deputati non rappresentano in realtà la gente, ma la gente vota i partiti e poi loro si sistemano. Quindi, che senso ha parlare che ci vengano a dire ci sono 3 o 4 presidenziabili, ci sono più probabilità che votino uno che votino l'altro? È tutta una cosa fra di loro. A me non me ne può fregare di meno.
Io lo voglio votare il presidente della Repubblica, non che lo vadino a votare fra di loro, come è successo con Letta. Questo qua, come si chiama? Renzi. Quando li voti non governano, come è il caso di Bersani, come è il caso di Prodi e di Berlusconi. E allora, no, perché ci sono delle leggi di obbedienza interna ai partiti. E no, non va così. Io voglio votare e che loro governino chi metto io quando vincono. E quando vincono col voto devono accettare di stare al governo. Quindi io voglio votare per il presidente della Repubblica, per il presidente del Consiglio dei Ministri, per il presidente della Camera dei Deputati e per il presidente della Camera dei Senatori. Voglio votare pure il sindaco, tutti voglio votare, tutti i capi. Funzionari, burocrati, amministratori. Adesso sta iniziando a piovere. Beh, devo andare dentro casa perché mi piace registrare fuori casa, qua nella hall. Però adesso mi bagno passando per l'entrata dell'edificio. Allora vi saluto a tutte e tutti e mi raccomando, guardate i miei video, che poi io questo venerdì preparo un video per un nostro amico che il sabato compie gli anni. Ma non ve lo dico perché sarà una sorpresa. A questo sabato allora, o al venerdì, che magari già il venerdì lo carico il video, perché il sabato li compie gli anni. Ciao, dal vostro Santen Chan. Iniziato a piovere. Pensare, oh, che fino a 1 o 2 ore fa facevano 36 gradi, 34. Sensazione termica di 40, però, e io ho messo la biancheria ad asciugare. Io ho messo la biancheria ad asciugare, però non si asciuga perché è venuto un freddo subito che è tutta bagnata. E si sarebbe asciugata perché in parte si è asciugata e l'ho levata. Ma qua adesso la temperatura è scesa di 20 gradi. Pensare che siamo in estate. Adesso fanno 16 gradi, non so, forse più di 20 gradi è scesa. È diluvia, ci sono tuoni, forse ci saranno inondazioni. E questo succede perché usiamo troppa elettricità per caricare i cellulari, per esempio, per fare dei filmati, per dire, no? Parlando del cambio climatico. E poi per caricare dal computer, dopo avergli dato formato i video in YouTube, spendiamo altra energia. E quindi più parliamo del cambio climatico in internet perché la gente abbia coscienza e più spendiamo energia e ci facciamo da noi il cambio climatico. Allora adesso devo rientrare nell'edificio perché sta diluviando a catinelle. Guardate un po' che cos'è. Beh, allora vi lascio, faccio una corsettina ed entro. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi. È lui o non è lui il presidenziabile? Ma certo che lui, sempre sarà lui, chiunque mettano. E chiunque mettano vi deve star bene, perché tanto non avete scelta, non lo potete scegliere voi. Per quello non avete scelta. Adesso ciao, entro in casa. Tanto l'idea l'ho già delucidata bene. Ciao ciao. Mamma mia, mi sto bagnando tutto.